di Ademagni è che veramente avesse giocato 10 anni fa, certo, finiva poche partite. No, certo. Quella è la verità. La prima a Terni non la finiva, sicuro. Quella è la verità, perché il calcio poi va avanti, c'è tanti ragazzi più giovani. No, insomma, qualche anno fa rischiava di farsi male, perché sì, c'era della gente che vedeva il calcio, insomma, io qualcuno l'ho conosciuto perché comunque cominciava a 32 anni. Ora magari no, con la malizia non c'è più, ma ti dico che avesse trovato un Galante, no, uno di meno, Pasquale, ma avesse trovato un Vargas, no, dico del genere, vedrà che vabbè, certo, ci vuole rispetto per la tifoseria avversaria, tu non puoi fare quello che hai fatto. È brutto quello che hai fatto dopo, è brutto quello che hai fatto dopo. E poi il derby, diciamo, è una polveriera tra virgolette, quindi devi anche lui uscire, più che il rispetto devi avere l'intelligenza. Un attaccante serio sarebbe dovuto uscire se la nostra squadra avrebbe conquistato un pochino il pubblico dicendo a Ardemagni: scusa, bravo, hai segnato, adesso via, esci. Oddio, che botto, se no non finisci la partita. Pazzo. Ma l'entrata all'altezza della testa e finisce il problema. Noi abbiamo il difensore uruguaiano, che è l'unico difensore uruguaiano, corretto, che non è un cagnaccio che mena, che è un bravo ragazzo. Però ci vuole rispetto. Sentite, facciamo qualche domanda. Sì, facciamogli qualche domanda. Chiudo solo il capitolo del derby, perché proprio nel dopo partita lui ha sentito, sempre nell'intervista che dicevo prima, di Ivano, dire: noi abbiamo un debito, ecco, nei confronti dei nostri tifosi, perché quest'anno i due derby e i due derbini, come li chiamo io, con l'Ascoli, insomma, restano comunque una macchia che un po' va lavata, no? Ti ripeto quello che ho detto anche a Ivano: secondo me tu hai raggiunto l'obiettivo, perché per come si era sviluppata l'annata non era proprio così scontato. Nel mezzo, chiaramente tu hai perso le 4 partite che la tifoseria sente di più. Quello, capito, che rimane. Come l'hai perso? Che rimane un poi, po'. Io ho un pensiero: per me, soprattutto nelle due partite col Perugia, sei stato anche molto sfortunato. Certo. Perché lì è veramente un niente che esci da Perugia con uno 0-0 e hai fatto, secondo me, un'ottima prestazione. Purtroppo, derby, c'è il detto, no? Non si giocano se vince, però non è sempre così. In quelle due partite non sei stato molto fortunato, però è chiaro, io lo so, quando perdi un derby poi li sfottò, tu lo puoi perdere anche al 90esimo tutti due sul rigore, ma li sfottò sono quelli, e quindi siamo sicuramente in debito. Sì, una domanda a giro a Luca Mazzoni. Io, diciamo, ce ne avrei molte, sia da un punto di vista tecnico, di curiosità, sì, per esempio dico due o tre, poi sì, rispondi. Una, volevo sapere se usate voi portieri da Ternana lo sparapalloni in allenamento e se pensi che sia utile. Ho visto che molti portieri lo usano. Quello che usa Sky per fare. Sì, poi ci siamo visti anche per fare delle video. Poi ti volevo dire che mi sembra che rispetto, diciamo, a tanti giovani portieri che giocano in Serie A, no? Vedevo che c'è questa moda di far giocare 21enni, 22enni, da Donnarumma, che forse è un fenomeno, a Pro, Bardi, Leali, ce ne sono tantissimi. Ecco, tu che ne pensi? Cioè, prima, fino a 10-15 anni fa, il portiere arrivava in Serie A, che aveva già una certa età, una certa esperienza, aveva fatto gavetta nelle serie inferiori. Adesso invece vedi questi quasi ragazzini, Gollini per esempio del Verona, mi pare che aveva 19 anni, una cosa del genere. Giocano tutti. Meno Brignoli. Perin. Mentre invece, secondo me, uno come Luca potrebbe farla la Serie A, perché ci stanno dei, per esempio, se l'ha fatta, con tutto il rispetto, ma se la fa Zappino del Frosinone, penso che Luca la farà grandissima. Ecco, questa era una curiosità. Rispondiamo prima a queste due. Per quanto riguarda la sparapalloni, so che a Terni l'hanno usata fino all'anno scorso, quest'anno no. L'hanno archiviata, ma perché il preparatore dei portieri evidentemente non preferisce non usarla. Ma sai, anche lì ci sono. Ci sarebbe da aprire la discussione, non sia tecnico facile, nel senso, ogni cosa abusata non va bene. Cioè, la sparapalloni serve per qualcosa, e a qualcosa certo, francamente non serve. Quelli che si inventano che con la sparapalloni fanno tutto, non è vero. Come poi può servire per qualche, però non è indispensabile. Cioè, i portieri, quelli forti, fino a 15 anni fa, la sparapalloni ce l'avevano. Certo. Vabbè, penso, scusami, anche per un portiere è importante anche vedere il movimento che il calciatore fa prima di tirare, per il piazzamento, per le cose. La sparapalloni spara. Infatti quello è l'allenamento dinamico, la sparapalloni non è mai dinamica, però può servire per un esercizio di riflessi, che ne so, per qualcosa. Però io, mi sembra un po' sopravvalutata questa cosa.
L'altra domanda di per quanto riguarda, guarda, io negli ultimi anni ho visto un po' tutti quelli che hai detto, perché me ne sono capitati diversi di ragazzi giovani. Ma sai, non è una cosa solo dei portieri, francamente fino a 10 anni fa non giocava, i giovani giocavano meno. Ora si tenta solo perché si spera che in porta poi non giocavano mai. Secondo me non è che gli abbiano fatto a tanti un grosso favore, perché ora tu mi dici Donnarumma del Milan, probabilmente Donnarumma è un fenomeno, vediamolo però l'anno prossimo in una squadra magari con qualche ambizione diversa. Perché... Si possono bruciare, che tu con Perin hai giocato? No, Mattia secondo me era l'unico che dei giovani. Perché è stato col Padova, no? No, ma lui c'era l'anno prima. Ero con Colombi, quello che poi è andato che ha giocato. Ma sono stato con Bardi, sono stato con altri, sono stato con Fiorillo. Che... Uno deve giocare quando. Il portiere deve portare punti. Se quello... alla fine dell'anno il portiere non ha portato punti, che sia vecchio o giovane, secondo me. Cambiato. Oh, a proposito c'è da dire di Mazzoli la portare. No, sì, io vorrei citare le straordinarie statistiche, poi vedremo meglio nell'ultima nostra puntata, quella dopo Brescia. Vorrei citare Mazzoni proprio a proposito di numeri, perché di solito diciamo che quando i tifosi votano e ci sono tanti voti, poi corrispondono anche al sentire comune e alla realtà. Beh, Luca Mazzoni è quello in assoluto che ha la media voto più alta. Siamo a 6,58, pensate che Falletti, che sicuramente ha avuto una stagione straordinaria, ha 6,41. Cioè tu sei in assoluto quello che i tifosi rossoverdi, rossoverdi.com che è in assoluto il punto di riferimento dei tifosi, no, della Ternana, ha il voto più alto. Che dire? Fa piacere. Insomma, no? Credo che sia... una cosa molto positiva, perché poi insomma o vinci il campionato oppure se no devi essere stato veramente molto bravo. Ma sai, il portiere quando delle parate veramente veramente decisive. Non so se lo sapete, invece nella classifica di rendimento dei portieri come sta, qualcuno lo sa? Dei portieri della serie B? Ecco, questo ci voleva il nostro statistico, che invece oggi non c'è, che è Tommaso Ferrante. Lui l'avrebbe saputo. Mi pare di ricordare che era fra le migliori posizioni, ma no, non mi ricordo. Sì, sicuramente è uno tra i migliori. Comunque, beh, lui ha avuto non il riconoscimento FIFA, il mio figlio l'ha messo sulla squadra FIFA. Sì, io l'ho capito l'altro giorno. Io non sono anti-computer, non sapevo niente. No, però quello è un riconoscimento che per un portiere di serie B non è facile. Alla grande, capito? Ma lo sa, questa sa. È una cosa sì che lo sai, sicuramente. Ma vabbè, ma che ti devo dire, fa piacere, però la migliore portiere d'Europa per un mese è stato, no? Dunque c'è un pacchetto di FIFA per gli acquisti al presidente. Lui sta per la settimana in corso. Bisogna chiedere soldi al presidente. Intanto diciamo una cosa, questo credo che poi la domanda. Sì. L'anno prossimo stai con noi, raccontiamola bene, sta storia dell'opzione. Io c'avevo un'opzione. Era questa. Raccontiamola bene. No, ma io quando sono arrivato qua, parlando con il direttore Acri, che all'epoca che io colgo anche l'occasione di, francamente, di ringraziare, perché comunque questa squadra, nel bene e nel male, se ha fatto i risultati l'ha fatta Acri, non è che l'ha fatta qualcun altro. Bravo. Concordiamo. E... quando sono arrivato qua mi aveva proposto un biennale, poi per qualche motivo, non lo so con chi ha parlato o meno, ma mi interessa poco, è stato modificato in un annuale con l'opzione, con delle clausole che però sono state rispettate. Infatti l'hanno cacciato. L'opzione era per un tot di presenze? L'opzione c'era un tot di presenze, in più c'era delle postille per le squalifiche, probabilmente qualcuno era... anche magari giustamente impaurito della squalificazione. Quindi la conferma automatica adesso? Sì, sì, no, io il contratto in questo momento ce l'ho, quindi a meno che non mi mandano via. Quindi diciamo a raggiungimento di quelle clausole c'era il rinnovo automatico, quindi tu possiamo dire contratto per l'anno prossimo. E così come te, se non sbaglio, c'erano altre situazioni di opzioni, abbiamo detto. Sì. Zanon, Coppola. Sì. E poi c'era la situazione Furlan, quindi Acri aveva lavorato bene. Furlan, che però era un'opzione un po' diversa. La domanda è trabocchetto, quindi Acri ha lavorato bene? Aveva lavorato bene? Io
penso. Cioè, questo sono Luca vi ha risposto, nel senso che comunque... Sono formule giuste queste, secondo me, perché ti assicuri l'ingaggio di un giocatore che ha giocato bene l'anno prima. Infatti non per questo è stato mandato via. Cioè la spina dorsale della squadra fatta. Sì, dico, no? Infatti è stato mandato via. però no, ha lavorato bene. Ha lavorato bene, sì, poi secondo me ovviamente tutti gli organici sono perfettibili, secondo me noi partiamo con una buona base di giocatori, magari il mercato a gennaio gli avrebbe potuto dare la giustata, insomma, decisiva, diciamo, è stato interpretato in modo un po' fantasioso, insomma, ecco. Vabbè. Però non era, secondo me, mancavamo in qualche cosa che normalmente si aggiusta a gennaio, invece insomma, abbiamo fatto. Gennaio abbiamo aggiustato tutto. Peccato, perché con questa con l'ossatura, diciamo, se fosse riconfermata, secondo me è una buona squadra, perché con Mazzoni in porta hai risolto, diciamo, il problema già di mezza difesa. Cioè, abbiamo Meccariello che comunque ha rinnovato ed è un buon centrale. Gonzalez probabilmente sarà difficile che rimanga, che possa rimanere. Ci potrebbe anche provare, però. Dovrebbe provare. Cioè, Zanon, visto che il Verona non lo rivuole, destra, però c'è un discorso di ingaggio che non lo rivuole. Zanon a destra è una garanzia. Vitale Coppola, a sinistra anche in scadenza. Coppola, Vitale, Coppola qualche problema fisico, non ha fatto moltissime presenze. Problemi Busellato invece? Busellato dovrebbe avere un altro anno. Ah no, è in prestito. Busellato è in prestito dalla Cittadella. Credo che sia però. Credo che la Ternana, se lo vuole, deve essere un accordo per il riscatto. Cesare sarà ceduto probabilmente. Non si sa. Ma mio nipotello! Non si sa, non si sa. Tu lo sai, io sono la zia di Falletti, no? Sì, ma è Gigi, se non c'è di Falletti, perché vuoi puntare a fare qualcosa di importante? Perché altrimenti perché Falletti va via a parametro 0, sa 3. Il problema serio di Falletti, al di là della straordinaria stagione che ha fatto, è che va in scadenza di contratto, l'abbiamo detto più volte, come lo stesso Venazzi nel 2017. Perché c'eravamo, ma l'abbiamo ceduto, scusa. Lo so, però qui abbiamo allora dai, non mi stuzzicare, il tomo, diciamo. Ma qui abbiamo però Mazzoni, non vorrei mettere difficoltà, lasciamo stare questo discorso. Parlare di mercato con lui presente ti significa... Io l'unica cosa che posso dire è che sono d'accordo con voi che ci sarebbe una base importante da cui ripartire. Poi io ho imparato nel corso degli anni che ognuno deve stare al posto suo, io faccio il portiere, sarà qualcuno che fa il direttore sportivo, ci sarà un presidente. Però la mia modestissima opinione è quella che ripartire da una base, secondo me, solida sarebbe anche una novità questa per la Ternana degli ultimi anni, perché in genere abbiamo sempre fatto la squadra all'ultimo. Invece quest'anno, per merito di Acri, che ha fatto questi contratti con le clausole di rinnovo, abbiamo almeno 5, 6, 7 giocatori. Non ce l'aspettavamo neanche, perché non lo sapevamo, capito? Cioè anche noi giornalisti, che obiettivamente al di là dell'interfaccia straordinaria di Lorenzo Modestino, che è veramente un addetto stampa presente, anzi lo voglio ringraziare anche per la tua presenza qui quest'oggi, ma non soltanto, per la presenza in qualche settimana fa di Falletti Gonzalez. Lando non ci sente, è andato... Vabbè, io glielo dico lo stesso, io lo voglio ringraziare di cuore, perché comunque lui fa un lavoro eccezionale, però effettivamente è l'unica interfaccia che abbiamo, no? Per cui non è facile. Forse anche voi nell'ultimo periodo avete avuto Siviglia, che insomma è stata una vostra interfaccia, però il presidente è venuto un po' mancare. No, il presidente non l'abbiamo più visto, ma questo, sai, io però ti dico la verità, io da mia parte sono anche abbastanza abituato, perché... Io a Livorno un presidente che comunque l'ho avuto presidente 14 anni, non è che lo vedevo tutti i giorni. Vedevo al campo persone che parlavano sicuramente per lui. A noi ci è stato presentato quando è stato mandato via il direttore, che comunque non è una novità, insomma lo sanno tutti che per noi, anche perché c'era bene o male, ci ha portato tutti lui, era una presenza costante e importante nello spogliatoio. È uscito il direttore, ci è stato presentato Siviglia, che ci è stato presentato il ruolo che aveva. Parla, dico, sì? No, con noi, dico la verità, con noi è uno che parla e è anche uno abbastanza presente, perché comunque è sempre al campo. Poi che non parli con i giornalisti, questo non lo so neanche se c'è la possibilità di farlo, nel senso se gli è stata data l'incarico di farlo, certo. Però con noi francamente è stato presente, poi chiaramente altre mansioni rispetto a quelle di un direttore comunque sportivo. Un vostro punto di riferimento, insomma, ecco questo. Sì, poi sai, è normale che a fine anno ognuno magari deve parlare di quello, deve parlare del rinnovo, e Sebastiano ci ha detto subito che lui non si occupa di quell'aspetto,
quindi in questo momento non c'è nessuno che si occupa per noi di quell'aspetto. Diciamo, no, rappresenta un po' il presidente per il momento. Sì. Facciamo... aspettiamo un po', qualcosa succederà. Vabbè, tanto il contatto ce l'hai. Almeno te, no? Chi lo firmerà? Ah, sì. Non ho capito. Ma no, ma il contratto mio è già firmato, perché è firmato la mia. Ti faccio la domanda? No, guardate un po' la vignetta a proposito di mercato, no? Noi abbiamo il vignettista ufficiale che è Robby 68, che è Roberto Giuliano, voglio salutare perché sempre coglie sempre qualche aspetto. Vabbè, noi goliardicamente, avete visto, aveva fatto una bancarella. Una bancarella. col pesce lì, sale, una specie di svendita. Devo dire che quest'anno effettivamente, come ci diceva giustamente Luca, come diceva Gigi, come si stava dicendo, effettivamente con queste opzioni, fortunatamente, insomma, un'ossatura c'è. Comunque il signor Gino, perché in realtà il DS in questo momento non c'è, come diceva Luca, il signor Gino, punto interrogativo, chi sarà? Vabbè, questa sarà la prossima puntata, cercheremo di indagare un po' meglio. Ci sarà un signor Gino? Se ci sarà, che non è detto. Dici che può essere un consulente? Non lo so, può succedere di tutto. Però comunque può firmare l'amministratore unico, l'amministratore delegato o via dicendo, insomma. Sai, l'anno scorso, cioè nella sessione invernale, ci siamo affidati ad un consulente esterno, forse, no? Forse. Larini. Lo sappiamo. Però il mercato estivo è importante perché diciamo getta proprio le fondamenta per una buona stagione. E non ci vorrebbe tanto. Però apriamo, è come quando... Un capitolone. Quei tomi da 1500 pagine che si studiavano all'università e che tu li vedevi davanti allo scrittoio. Scusa, poi... Gianni, guarda, quest'anno non ci vorrebbe tanto, perché la squadra ce l'hai quasi fatta. Se riesci a suscitare Avenatti... Cioè che lo fai giocare di tempo di fiducia, poi secondo me ha ripreso anche fiducia lui, anche dopo il matrimonio. Sicuro. Se riesci a risuscitare Avenatti, la squadra ce l'hai qua e ti tieni Falletti, perché secondo me finiremo per tenercelo, perché le nostre richieste sono eccessive. Cioè la squadra ce l'hai quasi fatta. C'hai giocatori che l'anno scorso erano appena arrivati a Terni, quest'anno si sentono la maglia più indosso. Secondo me, visto il livello dell'attuale Serie B, c'hai una squadra che se la può giocare, perché quest'anno se avessimo avuto il vero Avenatti ce la giocavamo con questa. Infatti non volevo fare questa domanda, prima io volevo fare la domanda sul contratto, ma me l'ha bruciata Livia. La domanda è, secondo te quest'anno era una squadra che poteva ambire i playoff o che cosa è mancato per giocarcela? No, perché io mi ricordo anche come siamo partiti. Cioè, ma non come siamo partiti, solo come risultati, cioè, siamo partiti che... Col pulmino da 9. No, io nel pulmino da 9 manco c'ero, io sono arrivato che erano già un po' di più, però tanti giocatori sono arrivati veramente, qualcuno che non ha fatto io che non ho fatto la preparazione, qualcun altro che non l'ha fatta, giocatori che sono arrivati a ridosso delle primissime partite. Ci metti poi quello che è successo anche qualcuno con... Qualcuno si è visto a Trapani proprio dentro lo spogliatoio? Qualcuno è praticamente arrivato il giorno prima di Trapani. E, allora ti dico questo, qualitativamente secondo me questa è una buona squadra, però per riuscire ad arrivare a certe cose devi passare da dei momenti che se non sei molto amalgamato e soprattutto... Non parti bene, perché partire bene in Serie B comunque è importante, perché comunque crea fiducia, giocatori che magari giocano meno possono essere buttati dentro e comincia a amalgamare un po' il tutto. Per esempio, quando è arrivato il mister, che comunque doveva recuperare una situazione che comunque era difficile, perché alla quinta giornata, io non ricordo quello che si diceva a Terni. Che eravamo già spacciati. Era retrocessi, non ci salvava nessuno. Il mister è arrivato, secondo me ha cercato di buttare una base con i giocatori che magari conosceva di più, che erano più vicini a quello che lui voleva fare, però non ha fatto in tempo magari a recuperarli tutti, a recuperare tanti. Cioè noi abbiamo giocatori quest'anno che secondo me sono degli ottimi giocatori che non abbiamo mai visto, tipo Signorelli, Grossi. Tipo Grossi, tipo lo stesso Felipe, che per un momento è stato accantonato e non abbiamo fatto in tempo magari a recuperarlo perché in quel momento c'era bisogno di altro, e è la verità, in quel momento c'era bisogno di altro. Ma lo stesso Dugatić è un buonissimo giocatore, solo che in certi frangenti se le devi far giocare rischi di bruciarli.
lo stesso Belloni è un ottimo giocatore. Io infatti ti volevo chiedere una cosa sui giovani, i più giovani che abbiamo in rosa, a parte Sernicola, che insomma gli ha fatto parecchi complimenti, quindi che lo apprezzi. Secondo te, io parlo di testa, non tanto di tecnica, perché poi la tecnica alla fine delle partite, gli allenamenti, qualcosina vediamo, però di testa chi vedi che è più pronto per giocare titolare, per fare un buon ma campionato. Dei giovani, tu mi dici dei giovani? Di no, Palumbo, Belloni, Condo, questi qua, cioè Duganzic, cioè questi qua un pochino quelli della rosa, via, quelli sì, della rosa, cioè chi vedi in testa più pronto? Antonio, secondo me, anche proprio a livello qualitativo, sì, è un giocatore che va un po' avanti rispetto a tanti altri. Poi li va detto piano, perché certo, non è che se si monta la testa non va nessuno. Parlavo di testa per quello, però poi la qualità è un giocatore, è un giocatore già un po' avanti, infatti quando ha giocato secondo me è quello dei giovani che ha inciso di più, sì. Però ti ripeto, non è tanto pazzeschi, sì, ma non è tanto un discorso di essere pronti o meno, è un discorso che quando tu parti in determinato modo diventa difficile poi per il ragazzo incidere, perché comunque le pressioni sono maggiori, ti senti di responsabilità che invece non dovresti avere. Io per dirti, Belloni è un giocatore, forte, è un giocatore importante. Ti faccio l'esempio, io a Livorno ho giocato il primo anno con Siligardi, che è arrivato e tutti dicevano che era il niente, era un giocatore bruciato. Il primo anno mi sono salvati all'ultima giornata col Grosseto, il secondo anno Siligardi ha fatto 15 gol nel giro d'andata. È uno a noi, tra l'altro. Ma è un giocatore, vero, un giocatore di qualità importante. Per quello che ti dico, sono tutti pronti, solo che ci vuole un contesto. La situazione, certo. Ci vuole anche un contesto. È normale che in certe situazioni magari il Manuel Coppola della situazione ti può dare una mano, non perché sia tecnicamente, certo, o fisicamente più forte di uno, certo, ma perché in certi momenti c'è bisogno di alcuni tipi di giocatori. A Clodone quest'anno che metti certo, poi dopo lì è tutto liato. Posso chiedere di Avenatti, perché tu sai, c'ho la zia di Farletti, ma sono quasi una semizia anche di Avenatti, perché io ho un affetto particolare, insomma, nei confronti. Che è successo a sto ragazzo quest'anno? Io lo chiedo a te perché ho una fiducia enorme, insomma, nella non solo nella tua esperienza, ma anche nel tuo sentire, ma, certo, vivendo a contatto dello spogliatoio. Felipe è un caso molto anomalo, nel senso, è un ragazzo che indubbiamente parte da delle qualità importanti, è un giocatore forte. Io non so cosa sia successo l'anno scorso o in estate prima che io arrivassi, perché io per esempio da fuori sentivo dire che Avenatti sarebbe andato via, quindi non so se quello è stato il suo problema, però adesso Felipe deve fare una cosa, secondo me, siccome ha qualità mostruose in Serie B è uno secondo me dei tre attaccanti che possano fare la differenza da soli, lui deve capire una cosa, e io lo dico nel suo bene, se lui è tranquillo e sereno anche di stare a Terni, dove magari quest'anno ha ricevuto critiche, però non è che non ha mai giocato Felipe, perché comunque Felipe nel girone d'andata e qualche partita del girone d'andata ha sempre giocato e non è riuscito a mostrare quello che sa fare, perché insomma ora se devo dire che non si giocava per lui, ma non è vero, perché io mi ricordo le partite della Ternana di magari anche con Tesser dell'anno prima, cioè questo gol se le inventava da solo, sì, non sì, è che c'era un gioco che prevedeva Felipe, no, perché questo ha delle qualità, secondo me tatticamente la prima cosa che deve fare è migliorare il fatto di vivere meglio l'aria, perché secondo me lui gioca troppo lontano, però questo è un giocatore che se è sereno e tranquillo di rimanere a Terni e si mette in pace col cervello, lui a Terni ci sta un anno, poi se, quando fa bene, perché è forte, e poi può andare dove vuole. Se non è tranquillo, perché non lo so cosa è successo con la piazza, non è sereno, secondo me è meglio per lui, non per la Ternana, perché io me lo terrei, è meglio per lui che vada via. Comunque secondo me con la piazza non è successo niente. Invece secondo me l'unica cosa ho notato che nel girone d'andata forse è stato utilizzato e non ha reso. Poi nel giro di ritorno ho avuto l'impressione che fosse salito il rendimento e che Barella l'avesse sfruttato troppo poco. Se questa è la mia opinione, tu mi dici perché in alcune partite poteva non servire, secondo me due punti Avenatti c'eravamo davanti e avrebbero potuto giocare tranquillamente. Poi insomma questo non è. No, ma io sono d'accordo. Cioè, il problema è che in un certo momento noi abbiamo cominciato a fare risultato giocando in un altro modo.
cioè, e per un allenatore diventa anche difficile poi cambiare. Beh, poi Biretta, perché non sei mai stato tanto, poi. Non sei mai stato in una situazione di dire vabbè, abbiamo senza Alvi, buttiamoci all'arrembaggio. Franco, ultimamente magari, cioè io l'ho fatta la domanda, quindi non mi nascondo dietro un dito, magari piuttosto che far giocare Duca invece recuperiamo un po', recuperiamo un po' Avenatti, insomma, perché comunque questo è un giocatore, un investimento eccetera. Lui ha detto beh, non ha voluto dare spazio a chi ha giocato di meno, però Duca, diciamo, una sua interpretazione. Vabbè, comunque è andata così. Secondo me il consiglio che ha dato giustamente ad Avenatti è quello di mettersi un po' in pace con la testa. No, ma perché semplicemente è un giocatore forte, esatto. Quindi cioè, può uscire solo. Io non volevo dire che è successo qualcosa con la piazza. Io ho avuto l'idea che magari inizio anno qualcuno gli avesse detto che poteva andare da un'altra parte e che a lui abbia cominciato a sentirsi magari, questo, che ne so, sicuro. un po' stretto, voleva andare magari, non lo questo so, sì, questo è stata questa è la sensazione di tutti. E poi io ti dico, perché poi sto un po' fuori, mi fermo alle persone e mi dice ma Avenatti che c'ha, non ha voglia. Non è vero che non ha voglia, Avenatti è così, è un ragazzo che va coccolato, aiutato, e se sente l'affetto di tutti sicuramente è un giocatore importante. Se, perché è successo anche che è uscito e è stato fischiato, come tutti, però secondo me lui è un giocatore che magari lo sente di più, semplicemente lui. Ma anche giocare per lui è difficile, perché è un ibrido. Cioè non è un giocatore. Come fai a giocare per lui? Giocare per lui, cioè se fosse un ariete da area di rigore, ci giochi per lui. Però lui si deve mettere in testa una cosa. No, la verità è che lui quando ha giocato dentro l'area ha fatto i gol. Deve fare quello, quando io l'ho sempre scritto. L'attaccante deve fare gol, punto. Lui c'ha un modo solo. Io è una cosa che ho detto giocare anche per lui, è difficile per quello, no. Perché se non vai dentro non attacca mai più. Esatto. È difficile perché magari lui non vive bene l'area. Ma lui gol che ha fatto, ricordi gol che ha fatto, l'ha fatto tutti di testa dentro l'area, ha fatto dei gol bellissimi perché ha fatto l'attaccante, perché è fortissimo a far quello. Esatto, quello quando attacca di testa al primo palo, quello si fa mai. Va bene, sì. Detto questo, qui ci sarebbe da aprire un'altra trasmissione, ma il tempo e Big Ben mi dicono ha detto stop, perché ovviamente parlare con Luca Mazzoni, cioè in voglia, poi vi siete sciolti alla fine voi, in zona Valiant. Ci vediamo anche l'anno prossimo, tanto, dai. Però avremo modo, per fortuna, quanto siamo contenti di averlo con noi anche l'anno prossimo, e questo veramente ci apre il cuore, io lo posso dire tranquillamente, sono veramente tanto contenta di questa cosa. Auguriamoci che insomma le parole di Mazzoni di questa sera siano un viatico importante per la prossima stagione. Ovviamente da qui, vabbè, venerdì si gioca l'ultima partita col Brescia, dirà quello che dirà, però da qui in poi ci sarà da fare discorsi diversi. Auguriamoci che questa ossatura che parte proprio da Mazzoni e forse si conclude con Avenatti, speriamo anche con Ceravolo, che è un po' l'asse dalla porta all'attacco, possa produrre dei risultati importanti nella prossima stagione, con un assetto societario di cui parleremo ovviamente nelle prossime puntate, eccetera eccetera. E vabbè, ne parleremo perché ci sarà, un assetto societario. Questo è l'auspicio da parte di tutti noi, e ovviamente io penso che vi associerete con me nel dire che abbiamo una bella base da qui. Secondo me è una bella base che Agri ha fatti quei contratti. Poi un gran carattere. Molto, io lo vedo tosto qua, mi immagino in campo com'è. Quindi è un grande, lo vedo tosto pure in studio. Io ce l'avevo un'ultima domanda. Vabbè, se ce la facciamo l'ultima, perché solo questo. Quando avete deciso di svoltare, cambiare modulo, diciamo cambiare atteggiamento in campo, il mister l'ha concordato con te e con altri, diciamo, giocatori più rappresentativi, ne avete parlato? Oppure diciamo lui ha deciso così e poi avete seguito le indicazioni? Cioè c'è stata la collegialità, diciamo, nelle scelte, vi ha consultato? Ma se ce lo puoi dire, non è vero. Ma sì, ma cioè secondo me il mister da fuori dà un'impressione molto diversa di quello che è realmente dentro lo spogliatoio. E cioè? Piuttosto, dici? Sì, dà un'impressione più mansueta, francamente, di quello che poi è dentro lo spogliatoio. Perché il mister è una persona molto intelligente, indipendentemente dal calcio. E io l'ho visto anche arrabbiato. Non è che sia un pacioccone, come può dare da fuori, eh? Però è una persona molto intelligente. Ma anche il calciatore era bravissimo. Sì, intelligentissimo. Era un buon giocatore. Infatti, sì. E
lui ha parlato con noi delle sue idee, però quando ti parla delle sue idee tu sai che poi fa quello. Decide. Poi chiaramente se le cose non vanno non è uno scellerato e magari torna indietro, però di solito il mister quando ti parla, perché è giusto, lo fa, cioè, lo fa con tutto, ma perché è molto convinto delle sue idee. Non è allenatore sceriffo che dà delle... Ci ha chiarito un bel concetto su Breda. Secondo te rimane Breda a Terni? Ti dico la verità? A ora mi dà la sensazione di no. Però io ti dico che non ci ho parlato. Vabbè. Però secondo me, se, credo, per come la vedo io, se ci fosse l'idea di tenere un allenatore... L'avrebbero già contattato. Non vedo perché non dover... Vedi, perché qualche giocatore si può invitare, qualcuno no, perché poi viene qualcuno e ci dice la verità, quello che pensa. Ci sono cose che tanti non direbbero. No, è un dice, grande, un comunque grande. Ringraziamo Agri, perché sennò partivamo col pulmino anche quest'anno. Date retta. No. Date ringraziamolo retta. Agri, d'accordo. Retta. Bene, io ringrazio invece ancora una volta Luca Mazzoni, grazie di essere stato con grazie noi voi, in questa gabbia di matti. Speriamo simpatici che siamo noi. È stato benissimo. Grazie, anche noi con te. E grazie a Gigi Manini. Buonasera. Un po' meno simpatico, ma insomma va bene, ci lo teniamo lo stesso. lo adoro, lo sapete. Grazie a Gianni, grazie per l'esordio, grazie. Timido all'inizio, ma più pungente verso la fine di Alessandro Mazzei. Famosi leoni da tastiera. Ovviamente un bacio va all'amico Valerio, che come da promessa, caro Thomas, Milian, sarai qua ospite la prossima settimana con statistiche e quant'altro, ma insomma di tutto un po', perché sarà una puntatona un po' particolare. Grazie ovviamente al nostro editore che è Alessio Fancelli, grazie ancora una volta, voglio salutare l'amico Lorenzo Modestino, grazie veramente di tutto quello che fai per noi giornalisti, grazie a tutti voi tifosi che ci guardate. Mi raccomando, prossima settimana la puntatona non perdete. Grazie a voi. E salutiamo Irene, giusto? Sì, Irene Brando. Brando. Brando, ciao, grazie di avercelo prestato quest'oretta.